Posso andare? Allora, siamo tornati in libreria. La neve, il freddo, non siamo riusciti a gestire un'esterna, ma adesso ritorniamo a fare, come dire, le dirette così, nei nostri posti del cuore. Allora, facciamo una piccola, ricapitoliamo brevemente gli incontri. Il primo è tra un'ora, Subito insomma, stasera. Franco ecco, tra un'oretta, un'ora e mezza, va. La Torre, l'antimafia tradita, riti e maschere di una rivoluzione mancata. Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, parla ovviamente della mafia di un tempo e della mafia di oggi, di come si è evoluta o involuta a seconda dei punti di vista. E sarà interessante anche perché, visto chi hanno arrestato questa Gli settimana, ultimi secondo me, avvenimenti, sì. una piccola analisi di questo arresto ci sta. Al parco dell'Abbazia di Monteveglio, Par al al centro centro Sant'Eodoro. Santeodoro, lì all'inizio del parco dell'Abbazia, alle 8:30. Venite perché vale veramente la pena. Sicuramente sarà una serata più che interessante. Mentre domani. Mentre domani pomeriggio, ore 18, Gaia Cenciarelli, intervistata da Andrea Cotti, presenta Domani Interrogo. Domani Interrogo è il suo ultimo romanzo. Gaia Cenciarelli è una scrittrice, traduttrice, è la traduttrice ufficiale di Minimum Fax per Flannery O'Connor. Ed è un'insegnante e dal suo lavoro di insegnante proviene questo libro che racconta di sé, ma soprattutto dei ragazzi di oggi, di che cosa significa essere giovane, un giovane a Roma, come dire, alla periferia di Roma e del Regno. Domani non perdetelo perché è una coppia veramente interessante quella di Andrea di Gaia, e lei è molto in gamba, quindi domani ore 18 venite un po' prima perché i posti sono pochi e ve li accaparrate. Invece l'ultima notizia di servizio è che vi ricordiamo il prossimo incontro di lettura. Chi ha voglia di leggere La confezionista, che è l'ultimo libro uscito per Keller, noi ci troviamo il 16 di febbraio. Il prossimo incontro è un giovedì sera alle 20:30. I posti ci sono ancora un po' di posti, è bello, un bellissimo gruppo, e poi c'è chi va, c'è chi viene, ci sono un po' così. Quindi se avete voglia intanto di scoprire questa autrice tedesca che a noi piace molto e di fare delle chiacchiere con noi su lei, ma così sui libri anche un po' in generale, noi ci troviamo il 16 di febbraio. Quindi queste sono le comunicazioni di servizio. Stanno cominciando a uscire un po' di libri nuovi, stiamo cominciando ad avere. Il primo è facile, troppo facile. Ne ho separato già Beatrice la settimana No, scorsa, no, no, lo perché è arrivato annunciava. martedì. Comunque è arrivato martedì, Niccolò Maniti, La vita intima, è il suo ultimo romanzo. Lo aspettavamo da 2 anni perché. 8 anni che non scrivo un libro. Ah sì, perché 2 anni fa, sì, Otto anni, Anna è di 8 anni 2 anni fa è fa. uscita la serie Volevo televisiva. farvi vedere anche la sinossi del libro perché ce l'hanno fatta notare. Non ha Niente, non ha bisogno di essere bisogno di raccontata. spieghe, io l'ho già letto, Io vabbè, è no. stato facile, quindi dico poco, racconto poco, se no vabbè, quello che si sa dal retro, perché qui invece qualcosa c'è. La protagonista è una bellissima donna, la donna più bella del mondo secondo i giornali e i gossip, sposata al primo ministro. Non al primo ministro, Presidente del Consiglio ah, italiano, grazie, prego. No, è che sono le poche pagine che ho letto io. al presidente del Consiglio italiano, quindi è la lady del premier, ma il racconto non è certo sul marito, ma è su di sé e sulle sue
i suoi pensieri, la vita interiore, la vita esteriore, insomma un libro particolare, ovviamente da leggere, perché come si fa a non leggere Mannitti? Ci sono anche poi tutti i suoi, le sue ironie, introspezioni, anche un po' di humor nero, insomma molto interessante, io l'ho letto, chiedete voi. L'hanno avvicinato a che la festa cominci, che era adesso io sono molto curiosa. Vabbè, poi a Maniti. Allora, tengo in mano il cubotto. Fallo vedere, vedi lo Sì, togliamo. no, altra comunicazione perché sono finalmente ritornate le casse acustiche Vaia. Quindi per chi l'aveva prenotata, chi è rimasto senza a Natale, noi le abbiamo, quindi è sempre un ottimo acquisto. Il progetto lo conoscete, vi mandiamo il link tutte le volte che facciamo la recensione alla cassa. Comunque sono rientrate, se avete bisogno di fare un regalo o siete rimasti senza, le casse Vaia sono qua che in libreria. Allora, io vi segnalo 1, 2, 3. Allora, parto da questo che l'ho trovato, ho letto un pochettino e mi sono un po' informata. Harper & Collis, come uccidere la tua famiglia. Bella Mackie è un'autrice, un'autrice inglese, è la sua opera prima. Ed è raccontata in prima persona. Lei dal carcere comincia a tenere un diario. Lei è stata imprigionata, è stata accusata di un delitto che non ha commesso ed è dentro per omicidio. Da lì comincia a scrivere una sorta di diario personale in cui racconta in realtà quello che lei ha fatto, che si intuisce Dal titolo, dal titolo. perché proprio non è che te la dica poco, ecco. Allora, è molto divertente, dissacrante. E hanno fatto, e questo l'ho trovato molto, molto carina come cosa, perché adesso chiaramente i modi per pubblicizzare i libri, le metodologie sono tante, e loro hanno creato sulla pagina Instagram della casa editrice di HarperCollins una miniserie, sono 6 puntate, liberamente tratte raccontano, come dire, l'idea che si sono fatti della protagonista di questo romanzo, che si chiama Grace Bernard, e sono 6 puntate condotte da 6 ragazze, star del web, influencer. È veramente un'operazione molto carina, molto divertente, intelligente, che io vi consiglio di andare a vedere, e di conseguenza dopo veramente viene un po' voglia di leggere questo libro, perché è un libro che a me sta piacendo. Ne ho letto un po' di pagine, continuerò, anche se ammanniti. Sì, un po' ti Tira un tira. po' per le cose, però va bene così. A Maniti non ha bisogno di essere letto, diciamo, ma io non posso non farlo. E quindi questa è la prima segnalazione. Inglese, opera prima, lei è una giornalista giovane. Se ricorda la protagonista della serie TV Fleabag, che è una delle mie serie preferite, un po' per il modo di raccontare, raccontarsi, parlare un pochettino con chi sta leggendo, ma un po' anche così per come è lei, come donna. Quindi, Come uccidere la tua famiglia, super rosa. Prego. Vado io. Sì. Allora, abbiamo fatto una cosa che non ci compete, ma l'abbiamo fatta E si capisce che e non si ci compete, capisce. che siamo incappati. Un nuovo acquisto, una nuova casa editrice, la Ruletz, che si occupa di graphic novel. Mm-mm.
E noi li abbiamo presi perché non abbiamo paura di niente, di nessuno. Abbiamo fatto bene anche perché io me li sono letti proprio come i fumetti. Adesso mi viene più da dire fumetti che graphic novel. E sono tutti e tre bellissimi. Adesso ve li faccio vedere. Isa vince tutto, Lorenzo Ghetti e Rita Petruccioli. Questa è la protagonista, è Isabella d'Este. Proprio quella famosa, la moglie di Francesco Gonzaga, e viene raccontata. È un libro per tutti, ma io lo consiglierei volentieri ai ragazzi, Arrivo subito, questo. perché è fatto così. Insomma, intanto Isa, come viene chiamata, è un mix fra, appunto, fra la sua epoca e l'epoca contemporanea. Ha il cellulare, chatta con la madre, con le amiche. E ci sono queste brevissime 3-4 pagine tematiche su qualche cosa, un viaggio di lei piuttosto che l'arredo della casa. Qui comincia la storia che lei è appena sposata con Francesco, quindi a Mantova, quindi parla degli autori, eccetera. Ma soprattutto tutto il racconto, il romanzo, insomma, il fumetto, tende a raccontare come Isabella d'Este sia diventata la donna importante della sua epoca e che conosciamo dai libri di storia. E dicevo che ci sono questi brevi 4-5 pagine per argomento, poi c'è una breve descrizione di quello che l'Isabella storica ha fatto a riguardo. È molto interessante, è divertente. La protagonista è buffa, è simpatica, intelligente, i disegni sono molto carini. E poi, appunto, c'è anche questa parte storica che è veramente bella. Ci sono curiosità, ci sono pezzi di storia che per chi non è uno storico comunque risulta molto divertente. Io lo consiglierei appunto ai più giovani, ma anche a chi fosse appassionato del genere. Altro genere, ma sempre fumetto, sempre Rulez, Nadine Redlich, Panic Totem. Questa invece è una raccolta di questa autrice tedesca, di illustratrice tedesca. Sono tavole molto semplici, molto dirette, molto divertenti. Racconta come i protagonisti sono animali, uomini, oggetti, quello che viene in mente all'autrice in quel momento, che interpretano momenti quotidiani e ci fa capire come la banalità e la consuetudine del quotidiano nasconde in sé molti momenti di grande comicità. E lei, come dire, li becca e li racconta. Ultimo che mi è piaciuto veramente, sono stata felicissima di leggerlo, Barbarone di GP, vabbè, lo conosco persino io che non so niente di graphic. Sul pianeta delle scimmie È un rotonde. autore italiano, Barbarone su Pianeta delle Scimmie Rotomani. Allora, intanto fa ridere dall'inizio perché è una citazione assolutamente non involontaria, ma Pianeta delle scimmie. completamente volontaria di Barbarella. Ah, ok, Barbarella, che è ovviamente, forse io la conosco perché io la leggevo proprio su Linus, è un fumetto degli anni 60, Linus l'ha pubblicato fin circa gli anni 70. E Barbarella era appunto un'astronauta, una navigatrice dello spazio, super sexy, aveva le fattezze di Brigitte Bardot. Addirittura fu fatto un film all'epoca, Roger Vadim girò il film Barbarella, solo che essendo il marito di Jane Fonda, invece che Io mi ricordavo quello, Jane non io mi Fonda, ricordavo il film, non il il fumetto. fumetto è tratto da un fumetto Ah, quel non lo film lì. sapevo. E GP, veramente in maniera ironicissima e fenomenale, fa il verso. Comincia con appunto con la storia delle scimmie e rotomani, un po' citando perché Barbarella ammiccava moltissimo, era sexy, era tutto pieno di doppi sensi, di sottintesi. E lui, vabbè, si diverte nella prima parte con questa parte delle scimmie e rotomani, poi continua il suo viaggio nei pianeti e devo dire che è veramente esilarante. Io mi sono proprio divertita e insomma,
a parte i suoi disegni che sono spettacolari, come dice lui, tutto disegnato a mano, quindi nessun tablet, nessun. Il suo tratto che è magnifico. Sono felice che abbiamo deciso questa cosa esagerata di prendere delle graphic perché veramente ne vale tutte e tre, sono tutte e tre piacevoli, importanti e li capisco persino io, quindi direi che abbiamo fatto bene. Allora, Daniele Mancarelli, Fame d'aria, Mondadori. Daniele Mancarelli l'abbiamo conosciuto, diciamo che il suo più recente libro è quello che ha avuto più successo, Tutto chiede salvezza, che ha vinto lo Strega Giovani, da cui hanno tratto una serie televisiva di enorme successo, perché Bella, poi, secondo sì, me, diretta da molto bella, Bruni, sì. bello, 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 sì. È uscito martedì, Fame d'aria, ed è il racconto di un padre e un figlio che rimangono a piedi con la macchina, sono in giro loro due, rimangono a piedi con la macchina e vengono soccorsi. E nel momento soccorsi da questo anche chiamano il carro attrezzi, e loro devono passare un piccolo periodo finché non arriva il pezzo di cambio, la macchina si viene riparata. E in questo piccolo paesino, qual è il pezzo fondamentale di questo libro? È che il ragazzino co-protagonista del libro ha una forte disabilità e quindi è in giro con questo papà. Non si capisce bene la mamma se c'è o non c'è, ma è proprio centrato tantissimo su questo rapporto costretto. Loro sono costretti ad essere in questo paese per qualche giorno, un paese per caso, cioè sono fermati per caso, e devo dire che Mancarelli, come dire, è sempre molto bravo nel raccontare i rapporti, quelli difficili, Malati, quelli sì, malati, fra malati. fra malati, esatto. Se prima c'era un momento di, se in Tutto chiede salvezza c'è un altro ragazzino in difficoltà, che ha passato una settimana in un ospedale psichiatrico, qua c'è un'altra forma di. Ed è bravo, bravo, ha una scrittura forte, convincente, quindi se è appena uscito ve lo consiglio, vi consiglio moltissimo questo libro, che mentre anche qua si parla di adolescenti, Matteo Bussola ha scritto tantissimo, tutti i libri di super successo. Questo è un libro per ragazzi, è un libro proprio, è anche illustrato, è anche illustrato, è un libro per ragazzi, e si ritrovano gli stessi protagonisti di Viola e Blu, che è uscito un anno fa. Si parla di innamoramenti adolescenziali, protagonisti sono due ragazzini amici da una vita che cominciano a capire che non c'è solo un'amicizia, ma il sentimento che li unisce, che li attrae, è qualcosa di più. E quindi ci sono, come dire, i primi approcci, cercano proprio loro di capire l'impatto nel gestire questo sentimento. Lui scrive. È bravissimo, scrive con un. È uno scrittore per adulti che è capace di scrivere ragazzi. Queste sono E cose quindi, nostre. no, nel senso che lui riesce veramente a fare queste cose qua, e quindi ve lo consiglio. Lo comprano anche gli adulti, lo comprano anche gli adulti, ed è un libro molto tenero, molto, molto tenero. Quindi anche questo è uscito questa settimana, si legge facilmente, anche la Paola forse, e questa è la mia ultima, E io l'ultima. che sei brava, l'hai fatta tu, bravissima, questa Sì, questo è bravissima, bello. sì. Blackwater, la piena, Michael McDowell, Neri Pozza. Allora, librino tascabile, ma
grande opera. MacDowell è stato, perché è morto nel 99, un grande sceneggiatore americano. Beetlejuice, Night Before Christmas, grande amico di Tim Burton, ovviamente, di Stephen King, specializzato nell'horror. Questo è il primo di 6 volumi. Che Neri Pozzi li pubblicherà tutti e sei, quindi ha cominciato con questo. La storia comincia nel 1919 in America, una grande ondata, una grande piena di un fiume limaccioso porta alla luce una creatura. Il libro è uscito negli anni 80. In Scusami, America fermo un non ha secondo. avuto non ha avuto Bellissimo. molto successo perché l'editoria americana aveva deciso di farlo, perché insomma adesso non so se questo è il motivo, comunque ha deciso di far uscire il libro, tutti i 6 libri in un unico volume, Sì. e lui era stato preciso nel chiedere che fosse diviso in sei. Evidentemente, avendo la mente da sceneggiatore, il progetto funzionava, Sapeva. secondo lui funzionava così, e in effetti non ebbe un gran successo. Ripreso in Francia qualche anno fa, seguendo le indicazioni di stampa editoriali di lui, ha un successo strepitoso. Arriva adesso in Italia appunto con Neri Pozza, che fra l'altro con una Sono scadenza vicissimi, molto ho veloce, perché visto. finisce l'ultimo, il sesto, esce ad aprile, Sì, veloce, quindi veloce. velocissimo, escono questi 6 volumi, che promettono benissimo per gli amanti del genere gotico horror, ma anche, essendo poi lui un autore importante e bravo, analizza, cioè accoglie l'occasione, come dire, del racconto per raccontare anche l'America. Partendo dal 20 c'è ovviamente fortissimo il tema sociale del razzismo, la rivoluzione americana, insomma. Quindi un attento, come dire, conoscitore del suo paese, e poi un grande scrittore horror. E Quindi, anche per insomma, no, ragazzi? È solo per ragazzi? io non credo che sia per niente per ragazzi, cioè non, che non sia stato scritto per Non si è ragazzi, pensato ecco. per... No, Ok. è proprio pensato per chi ama il genere, quindi va benissimo ai ragazzi, ovviamente. Ma per adulti, insomma, se vogliamo dare delle No, categorie, è era così. perché... No, non è pensato, non è un libro per ragazzi, è un libro per chi ama il genere. Questa era la mia ultima, e poi è carino, bellissimo, insomma, sembra. C'è pocket. È un pocket prezioso, tutto d'oro, insomma, adesso io non so se seguiranno lo stesso, sicuramente la grafica Sì, sarà no, sono, le ho simile. viste le altre copertine, sono molto simili. Tutte Sì. così, tutte un Dopo po' diventa un cofanetto. sberluccicanti, insomma, io ci proverei. Adesso è arrivato ieri, quindi ne ho lette veramente 3 pagine. Ma E poi costa pochissimo, costa sì, perché è 9,90 euro. proprio Esatto. un super economico. Fine dei miei consigli. Niente, Allora, ci vediamo stasera alle 8:30, domani alle 6:30, alle alle 18, 6. alle 18 domani, sì. E poi ci vediamo settimana prossima, chissà da dove, Esatto. chissà da quale luogo andremo in onda. Vado a Va bene, spegnere. sì, vai pure. Buona serata e grazie intanto, grazie mille.